Dai prossimi giorni pedaggio gratis tra le uscite A24 dell'Aquila Est e dell'Aquila Ovest. Questo a seguito del nulla osta alla convenzione tra il Comune e l'ANAS da parte degli uffici tecnici del MIT guidato dal ministro Matteo Salvini. Il tratto sarà gratuito per tutti i veicoli, un passo per ridurre la congestione della viabilità urbana della città. Il Comune a breve, attraverso una conferenza stampa, dovrebbe dare indicazioni più precise, ma anche su questa questione non sono mancate le polemiche nei giorni scorsi, con un botta e risposta tra il consigliere comunale Stefania Pezzopane e l'assessore alla mobilità Paola Giuliani. In sostanza il tratto sarebbe gratis, ma a spese del Comune, che dovrebbe pagare con 100.000 euro l'esonero della tratta urbana, cosa di cui per la Pezzopane dovrebbe farsi carico il Governo, visto che la tratta urbana deve essere assimilata a viabilità ordinaria a carico dell'ANAS, che è gestore pubblico. I sindaci e gli amministratori di Lazio e Abruzzo respingono le accuse di strumentalizzazione politica mosse in questi ultimi giorni da fonti del MIT. Portiamo avanti questa battaglia da oltre 5 anni. Abbiamo manifestato contro tutti i governi e contro tutti i ministri. Abbiamo trattato tutti allo stesso modo, perché la battaglia che portiamo avanti è una battaglia di tipo civile per i nostri cittadini, per la tutela dei territori che rappresentiamo, per cui non abbiamo mai fatto distinzioni di schieramento politico. All'interno del nostro gruppo ci sono sindaci di tutti gli schieramenti politici, ma abbiamo avuto con tutti i rappresentanti del governo lo stesso comportamento e lo stesso trattamento, e così continueremo a fare anche per il futuro. In ogni caso, siamo ancora in attesa di una convocazione ufficiale da parte del Ministro, e questo da circa 4 mesi. Sulle autostrade A24 e A25 restano comunque aperti diversi problemi. Il Comitato di Amministratori di Lazio e Abruzzo continua a tenere alta la guardia, battaglia che conducono dal 2017. C'è un po' di maretta per l'incontro a sorpresa tra il ministro Salvini e il governatore Marsilio per parlare di infrastrutture. Le opposizioni tuonano e sostengono gli amministratori locali. La Pezzopane ha pure incontrato il sindaco di Carzoli, Velia Nazzarro, portavoce del Comitato. Per le opposizioni, con il passaggio all'ANAS, lo Stato potrebbe garantire una riduzione del pedaggio e inoltre non si è ancora svolto il famoso tavolo tecnico.